Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovo episodio di South Park. L'ultima volta ci eravamo fermati proprio in questo punto e adesso vedremo cosa succederà. Stanno contemplando qualcosa. Oh, di molto strano, il liquido alieno. No, non è possibile. Il liquido alieno fa reazione con noi, diventa uno zombie nazi. Ma cos'è, un discorso di Hitler? Come rieccoci? Ma che significa? Questo bestemmione. Sono così inflazionisti. Ma che cazzo? Poi perché? Mi spiegate perché ha una svastica sbucata da nulla su quel. No. Cioè fanno bombardano tutto. Tutto. No, tutto. Perché tutto? Tutto. No. I'm going to leave it alone here for a few minutes, then come back later and have it updated and locked away so nobody ever hears what was said. Ma che cazzo dici? Deficienti. Wow. Oh, cacchiarola. Sì, vabbè, il discorso di Hitler. Ma perché non gli spara questo? Madonna, che brutalità. Ma vabbè, cioè non va bene, va male. Pippa! Stanley, Pippa. A parte che Stanley è un mio alleato, non capisco perché ho detto che era un alleato di quegli altri, sono sbagliato. Nel precedente episodio ho detto che era l'alleato degli altri, mi sono sbagliato, scusate. Spada di Stan? Vai! Bellissima, zio! Allora, che ci abbiamo? La toppa pentacolo. Che era? Pentacolo? Ho letto male? Vabbè, è un simbolo satanico in più, non fa male a nessuno, dai. O forse sì. Mi rimetto. Ah, giubbotto da SWAT, cacchio, però non può. Non posso mettermelo. Voglio provare. Ma no, no, rientra. Ok, calma. Devo prendere il nastro. Vediamo un po'. Oh, eccolo. Torna all'AGI, prendi tutto. Non posso, c'è cosa. E metto corazzato e lo SWAT, buono, guanti tattici e lo SWAT. Buonissime queste cose, oh. Allora, andiamo un po', cacchio. Un altro zombie. Non è possibile. Oh no, via. Ok, combattiamo. Insomma. Ok, facciamo il culo a questi zombie nazisti. Rompiamo il culo con una carica. Oh, mamma mia quanto ci ho messo. 3 volte sono perso, cazzarola. 3 volte, mica una. Poi Butters almeno c'ha quell'abilità che diventa gigante. E mi ha messo la barriera. Andata bene pure così, dai. Oddio, là c'è un altro zombie. Che sta facendo l'antico? Ah, sta mangiando. È giustamente anche loro devono mangiare. Qui è tutto quanto normale. Non c'è nulla di strano. Vabbè, comunque devo tornare all'AGI. Vediamo che mi dice se è tutto quanto a posto, tra virgolette, tutto quanto a posto. È un casino. E voglio far saltare tutto quanto. Ok. Che tipo di Taco Bell sarà? Ma che ti frega? Sì, vabbè, mi sarà un punto qualsiasi. Sì. Il motivo è che. Figli di sultana! Ma che cacchio? Ma sono scemi! Ma che cazzo avete capito voi? Oh Madonna santa. Non è possibile. Ma questi sono scemi proprio.
Senti, andiamo dei Dark, va che è meglio. Ah, sono a livello 7 ancora, vabbè dai, su. Appena arrivo al livello 8 posso mettermi il giubbotto da SWAT che secondo me ha un grande potenziale. Ok, eccoci qua. Ce l'ho fatta. Sai ballare come un dark? Vediamo se so ballare come un dark. Che devo fare? Bere caffè e fumare? Oh no, che devo fare? Ok, ci sono. Ok, ho capito. Perfetto, sì. No, ho provato con Wasd, ma... Oh, fighissimo sta cosa! Bello! Ok, wow. Ok. No, fantastico! Prima ho sbagliato perché avevo provato con Wasd, invece era con le frecce direzionali. Ah. Perfetto. Ok. Oh, livello 8, cacchio, i livelli qua si alzano come niente. Piccolo Dark. 21 amici disponibili. No, scusate, 21 amici di beneficio disponibile. Posso avere 21 amici? Wow. Allora, 4 nuovi amici, piccolo Dark, Pete, Michael e Henrietta. Non chiedevo di meglio. Allora, capiamoci subito, giubbotto da SWAT. Più 30 di armatura con un 15% di più. Ok ragazzi, siamo tornati a casa di Cartman perché mi è stato chiesto di unirmi o agli elfi o tornare da Cartman, ovvero dove siamo partiti dall'inizio del gioco. E sinceramente, a Koopa Keep, sinceramente preferisco allearmi con Cartman, dato che è lui il primo che mi ha accolto. E quindi insomma, do la mia fedeltà al regno di Koopa Keep. Spulciarvi il culo a vicenda. Ok. La gloria di Cristo. Ma che significa? Ecco. Comandante Coglionazzo, grazie. Grazie, guarda, sono proprio contento. Vuol dire che avete battuto il loro corvo messaggero. Ma scusa, ma il re degli elfi è Kyle, no? Ma si è detto che non ce l'avevano loro il bastone. Allora ho fatto bene da allearmi a tornare a Koopa Keep. Ci sarei tornato comunque. Però vabbè, a sto punto, alla rivelazione, alla luce di questi fatti, della rivelazione di questi fatti, che succede? Ok. Mi sento così homo sapiens. Ragazzi, mi sa che è una battaglia decisiva questa. Anche se non abbiamo risolto il problema dei zombie nazisti. Abbatti la barricata da dietro. Non c'è problema. Ok ragazzi, concludo qui questo episodio di South Park, il bastone della verità. Nel prossimo combatteremo contro gli elfi e ci sarà un casino che non vi immaginate. Al prossimo episodio.